successo interno per la Polisportiva Carso di Simonetta, che per la 22esima giornata del campionato allievi Elite Girone B batte l'Alba Longa per 1-0 grazie al gol di Capitan Morelli. È sempre lui a decidere nelle ultime tre giornate, altri tre punti pesanti per i pontini, che restano così agganciati alla zona playoff a meno 5 adesso anche da Lodigiani, con Urbetever Lodigiani e Football Club Carso che si giocheranno la settimana prossima. È proprio il capitano Morelli al settimo minuto a tentare la prima sortita in area avversaria. Para Ferri per l'Alba Longa, Taffi prova un calcio di punizione, Alba Longa che libera l'area, poi dalla conclusione arriverà ancora la parata dell'estremo difensore dei Castellani. Alba Longa che si rende pericolosa invece più tardi, mentre è De Santis di sinistro a mettere il pallone fuori al 28esimo, 31esimo e occasione d'oro questa volta per l'Alba Longa con Follo tu per tu in area di rigore che non riesce a trovare il pallone, Mani guarda il pallone uscire oltre la linea bianca di fondo, ancora Polisportiva Carso pericolosa questa volta al 35esimo dal calcio d'angolo batti e ribatti in aria, Zimbatti mette il pallone alto sopra la traversa, ancora finale di prima frazione di gioco e si passano le immagini con la ripresa e questa volta sarà la Polisportiva Carso a liberare l'area al settimo minuto, vantaggio che arriverà sul calcio d'angolo al quarto d'ora, colpo di testa di Morelli, palla che sbatte sul palo, poi sulla traversa e entra 1-0 in favore dei puntini e sarà il gol decisivo, mentre al 27esimo e al 29esimo due saranno le occasioni clamorose per l'Alba Longa, la prima con un batti e ribatti in area di rigore con Mai in uscita e poi la parata dell'estremo difensore della Polisportiva Carso dopo il colpo di testa. Pallone che finisce tra le braccia del numero 1 dei puntini, 29esimo e questa volta sarà un ottimo Follo a fare praticamente tutto da solo, superare tre avversari della Polisportiva Carso e tentare la conclusione in area di rigore. Il destro viene murato dal numero 1 dei puntini che manda il pallone in calcio d'angolo. Ultime emozioni quando al 38esimo la Polisportiva Carso resta in 10, doppio giallo a Taffi e cartellino rosso e Pontini che restano con un uomo in meno per il finale di gara. Al 41esimo arriverà un'altra sortita per il tutto per tutto della formazione di Gaetano Magro, cross in area di rigore ancora, batti e ribatti in area ma la conclusione viene murata dalla difesa della Polisportiva Carso, ottima quest'oggi con la prestazione, altro batti e ribatti in area, pallone che finirà tra le braccia di Maini. Al 44esimo ultima vera occasione su calcio di punizione, ancora una volta Maini smanaccia e il match praticamente può finire qui. Polisportiva Carso batte Alba Longa 1-0.